dottor Gennaro Muscari Tomaioli, è un medico laureato nell'Università di Padova, omeopata per una specializzazione che ha preso studiando qui a Verona, ha perfezionato con diversi maestri l'omeopatia, oggi esercita a mestre la sua arte medica, ma insegna qui a Verona nella stessa scuola di omeopatia presso la quale si è specializzato. Salutiamolo con un applauso. 2600 anni fa. Sun Tzu Mo si chiama. Ebbene, lui ha scritto: un medico veramente bravo, prima di tutto, cerca di capire le cause della malattia. Poi, quando le ha trovate, cerca di curarle con l'alimentazione. Solo quando l'alimentazione non è più sufficiente, allora prescrive farmaci. Questo viene ripetuto un po' di secoli dopo da un altro grande medico, filosofo, rabbino, Maimonides, XI secolo d.C., che dice la stessa cosa: fate in modo che nulla che possa essere trattato con l'alimentazione venga trattato con altri mezzi. E qui c'è una nota da fare, cioè balza all'occhio che colleghi omeopati si limitano all'omeopatia. Sono dei bravi tecnici omeopatici, ma spesso saltano direttamente all'omeopatia senza cercare le cause di una patologia. Sono medici a metà, secondo me. Sono omeopati, non sono medici. Perché il medico dovrebbe, come dice Ippocrate, Maimonides, Sun Tzu Mo, prima di tutto guardare la vita della persona, tutte le cause che possono aver provocato la malattia e trattarle con ciò che dovrebbe essere la prima medicina, l'alimento. Anche il padre dell'omeopatia, Samuel Hahnemann, medico tedesco di 2 secoli fa, dice più o meno la stessa cosa: al fine di rendere la cura possibile e praticabile, quindi proprio perché sia possibile la cura omeopatica, il medico omeopata deve accomodare il regime alimentare e il genere di vita alle circostanze. Quindi lui si allarga e non solo va regolata l'alimentazione, ma anche lo stile di vita della persona. Non sempre il medico omeopata ne tiene conto, anche se Hahnemann stesso lo raccomandava. E poi avevo un po' di slide su un libro che senz'altro conoscete, infatti non mi soffermerò più di tanto, però ve lo chiedo se lo conoscete. È The China Study. Vedo cenni di assenso, quindi non mi soffermo. Però ecco, ricordo solo che qualche nota su questo libro, che forse non so se vi è sfuggita, quando ha scritto il libro aveva 75 anni, quindi non lo potevano più danneggiare. E la sua università, dove ha insegnato per molti anni, la Cornell University, ha sfornato qualcosa come 40 premi Nobel. Quindi, anche se non è molto famosa, però in realtà è una delle principali università del mondo. E salto, vado direttamente ad alcune conclusioni a cui è giunto Campbell col suo The China Study, che ricordo non sono teorie
sue. Lui ha semplicemente raccolto delle meta-analisi internazionali, non solo provenienti dalla Cina. Sapete che il nome del China Study l'ha lasciato, l'ha messo più che altro per ringraziare le accademie cinesi di aver aperto la porta addirittura ad un americano, cosa che non era mai successa prima. Questo era avvenuto 30 anni fa, perché il libro ha un excursus data 30 anni fa, quando ho cominciato a scriverlo. Quindi è la raccolta di meta-analisi. La meta-analisi, se c'è qualcuno che si interessa di scienza medica, di biologia, eccetera, è una raccolta di studi su un argomento, di studi accreditati, di studi scientifici, ufficiali. Quindi è praticamente quasi incontestabile il China Study, perché è la stessa medicina ufficiale, però letta, interpretata, vista da un'ottica diversa, da un'ottica alternativa, un'ottica da vegano, perché sapete bene che alla fine lui sconsiglia le proteine animali e sconsiglia anche le farine raffinate, alla fine, no? Le conclusioni, le frasi più importanti del libro sono: molti studi hanno dimostrato che l'alimentazione è più importante della genetica. C'è il mito della genetica. Se abbiamo dei geni del cancro, ci sentiamo condannati a prenderci il cancro, e così per altre malattie. In realtà negli ultimi anni sta prevalendo piano piano, con la calma, l'epigenetica, cioè qualcosa che va oltre la genetica, no? Che è l'ambiente. I geni sono influenzati, attivati da stimoli ambientali. Il principale stimolo ambientale è l'alimentazione. Quindi lui arriva a questa conclusione, appunto, dicendo: l'alimentazione è più importante della genetica. Altra frase conclusiva: molti altri studi hanno dimostrato che nel controllo della promozione del cancro, che sapete bene è la principale malattia, la prima causa di morte, non lasciatevi ingannare, apro questa parentesi, da queste statistiche che dicono che la prima causa di morte sono malattie cardiocircolatorie. Non è vero. Questo è frutto di una falsificazione proprio epidemiologica, perché quando in ospedale, visto che ormai la maggior parte dei decessi avvengono in ospedale nel primo mondo, insomma, muore un anziano, si arresta il cuore evidentemente, e quindi il giovane medico che compila la cartella clinica scrive: arresto cardiocircolatorio. Quella è la causa di morte, quando in realtà magari si è spento come una candela questa persona, o si è spento per vari altri motivi, però la frase conclusiva è questa. Per cui si è preferito, perché forse è di minore impatto sull'opinione pubblica, hanno pensato, una morte così per malattia cardiocircolatoria. Ma in realtà, guardatevi intorno, sono così tanti morti di infarto rispetto a quelli di cancro? No. Comunque, se voi andate in cerca, scrivete: la prima causa di morte prematura, ecco che non è più la malattia cardiocircolatoria, che non possono falsificare a questo punto l'epidemiologia, e diventa il cancro, la prima causa di morte prematura. Prematura vuol dire sotto l'età media. L'età media è 78 anni, negli uomini, 80 anni, nelle donne. Quindi diciamo che da
78 anni in giù, quella è la morte prematura. Il cancro, quindi, è la prima causa di morte nella nostra società. Quindi, nella promozione del cancro, l'alimentazione è molto più importante addirittura della dose del cancerogeno. Quindi mettiamo un cancerogeno, uno dei più diffusi, la diossina, le diossine sono più di 200, l'alimentazione è più importante della dose della diossina. Tanto, eh? Ancora, frase conclusiva, questo era l'ennesimo risultato a dimostrazione del fatto che una dieta a basso contenuto di proteine animali potrebbe annullare l'effetto cancerogeno di una potentissima sostanza carcinogena come l'aflatossina, che si sa provoca il cancro del fegato. Quindi più forte di un carcinogeno. E quindi da tutti questi studi è emerso un modello convincente, coerente e incontestabile. Lo dice lui stesso. Provate a contestarlo e vedremo. I cibi di origine animale incrementano lo sviluppo dei tumori, mentre quelli di origine vegetale lo riducevano. Ecco, se proprio volevate delle conferme scientifiche, qui insomma ci sono, no? Magari saltiamo i tipi di cancro maggiormente influenzati dall'alimentazione, che sono proprio i più diffusi, intestino, seno, prostata. Immagino che sappiate che tutte le malattie più diffuse e anche più toste sono influenzate dall'alimentazione, e qui c'è un elenco, lo vedete. E adesso parliamo di un argomento totalmente ignorato dalla medicina ufficiale. Quindi, 6 anni di medicina, come vi dicevo, non c'è una lezione sull'alimentazione e non c'è nessun accenno sull'equilibrio acido-basico. Voi ne avete sentito parlare? I danni dell'acidosi, l'equilibrio acido-basico. Su internet ormai sta girando questa notizia, per fortuna. Ma sui testi di medicina, no. Si accenna all'equilibrio acido-basico del sangue, ma della matrice extracellulare, no. La matrice extracellulare, ecco, cito questa frase e la traggo da questo libro che, se volete approfondire l'argomento, è il libro che vi consiglio, che è Vivere alcalini, vivere felici, un titolo provocatorio di questo medico nefrologo. Quindi gli esperti in reni sono i più esperti, no? Più ferrati nell'argomento, no? I sali, è anche neurologo, e lui dice: quasi tutte le malattie croniche iniziano con un'acidosi della matrice extracellulare. Questa è un po' una frase conclusiva del libro. E tutte le malattie hanno in comune l'acidificazione dei tessuti. Ecco, quindi, qualcosa di così importante, la madre di tutte le malattie, che venga ignorato dalla medicina ufficiale, cioè, è strano. Poi, la matrice extracellulare, questo non molti sanno cos'è esattamente, è l'acqua in cui sono immerse le nostre cellule. Noi, sapete, siamo fatti di acqua, 70% di acqua, sia dentro la cellula che fuori la cellula, liquidi vari. Ebbene, se questi liquidi diventano acidi, cambia addirittura la loro fluidità, da sol, cioè da una soluzione, diventano una gelatina, da sol passano a gel, ovviamente nei poli opposti, no? All'estremo, con tutte le fasi intermedie.
Quindi avere i nostri fluidi, la nostra acqua di cui siamo composti, averla più viscosa, capite bene che non è positivo, non è bene, no? Perché evidentemente tutto sarà più difficile. Ogni secrezione, ogni escrezione sarà più rallentata. Com'è possibile che questo venga ignorato? Poi, vi dirò di più. Un bambino appena nato ha un pH molto alcalino, quindi va opposto all'acidità, no? Basico, pH 8. L'anziano, prima di morire, è acido, ha un'acidità 4,5, se non di più. Quindi, da che parte dobbiamo stare secondo voi? Quindi è l'alcalinità la salute, dobbiamo tendere all'alcalinità, tanto che Andrea Grieco scriveva appunto si è addirittura più felici quando si è in alcalinità, si sta così bene che migliora anche il nostro umore. Scusi, ma non diciamo prima di morire perché è malato o uno anche che muore di morte naturale? Anche morte naturale. Ah, cioè, sì, sì, certo, vuol dire che se sta per morire sarà malato oppure se si è spento per vari motivi, ma c'è qualche motivo, no? che lo fa decedere, no? Che lo fa morire. E di solito, no, anzi, sempre prima della degenerazione finale c'è il massimo dell'acidità, che è sempre accompagnato ad una carenza di ossigeno, un'ipossia. C'è qualche altra diapositiva che vi spiega meglio? Ecco, per esempio, l'acidosi con questo rallentamento, questa viscosità, provoca un ristagno di tossine, perché non riusciamo a smaltirle bene. Tossine acide nella nostra acqua, questa matrice, che il sistema immunitario cerca di eliminare mediante un'infiammazione, facendo affluire più sangue nella zona, che può cronicizzarsi, questa infiammazione, e causare una degenerazione, oppure un'autoimmunità, malattia autoimmune. Questo ve l'ho già detto, da soda, gel, ristagno, rallentamento, mancata disintossicazione, ipossia, mancanza di ossigeno, e quindi danno cellulare, sapete bene che quando non arriva l'ossigeno al cuore o al cervello, danno cellulare, tragico, tragico. Ma allora, come mai la medicina non ne parla? Eppure, andiamo a fare una ricerca e troviamo che la rivista Science, una delle più importanti, quelle ad alto impatto, come si dice nel gergo, no? Addirittura nel 1956 aveva fatto un grosso articolo su Otto Heinrich Warburg, che sconosciuto ai più, ma è addirittura è stato il maestro di Krebs. Il ciclo di Krebs, se qualcuno ha studiato un minimo di biologia, di biochimica, ne ha sentito parlare, un grande, grande scienziato dell'epoca. Ecco, l'origine delle cellule del cancro, aveva chiamato questo lavoro, dove si faceva il punto sulle ricerche di questo scienziato che addirittura vinse il premio Nobel nel 1931 per aver dimostrato che le cellule del cancro sono anaerobie, cioè sono senza ossigeno, preferiscono l'ipossia e quindi si sviluppano soprattutto in condizioni di acidosi. Quindi in pratica c'è una relazione tra l'acidosi, l'ipossia e addirittura il cancro. Ecco, se poi fate una ricerca addirittura su Wikipedia, che attenzione perché è gestita da poteri forti, sì, chiunque può scrivere, però ci sono dei filtri e
scrivono che bisogna fare un po' di pulizia sull'argomento e depurarlo da queste notizie. Non si sa bene a che cosa allude, perché l'equilibrio acido-basico, la teoria sull'equilibrio acido-basico, è tuttora ignorata dalla medicina ufficiale, nonostante ci sia stato addirittura un premio Nobel. Perché? Perché va contro interessi enormi. Per curare un'acidosi è sufficiente mangiare vegano, o se proprio uno non ce la fa con l'alimentazione, è sufficiente un po' di bicarbonato di sodio, che non costa niente e ovviamente non è preventabile. Certo, acqua e limone, che il limone è acido ma alcalinizza il corpo, per cui non costerebbe niente guadagnarsi la salute. Quindi da fastidio, la salute è così facile, senza comprare niente. Però attenzione, guardate questa. Alcuni istituti, come questo istituto in Arizona, ha investito 2 milioni di dollari, quasi 4 miliardi delle vecchie lire, 3 e mezzo, e li ha dati a questo dottore come sovvenzione da parte praticamente del Ministero della Salute americano, l'equivalente, per studiare l'efficacia della terapia personalizzata, mi piace questo personalizzato, con bicarbonato di sodio per il trattamento del cancro al seno. Non si è saputo come è andata a finire, è già successo qualche anno fa, però un interesse in questo senso c'è. Ecco, poi l'acidosi è molto subdola e silenziosa, non la si sente, è anche molto personale la tolleranza all'acidosi, quindi è veramente un problema e si riduce anche con gli anni. E quindi l'acidosi dipende da quello che mangiate, ma anche da come vivete. Si parla di stile di vita acidificante. Adesso qui vado veloce, perché vorrei fare qualche cenno anche sull'omeopatia, però vedete c'è una lunga causa, un lungo elenco di cause di acidosi. L'alimentazione troppo acida o troppo poco alcalina, quindi vuol dire troppo acida vuol dire proteine animali principalmente, o troppo poco alcalina vuol dire pochi vegetali. Anche la cottura eccessiva di cibi favorisce l'acidosi, perché diminuisce le vitamine e gli enzimi. Anche, attenzione, una fermentazione intestinale. E io ho molti pazienti vegani che soffrono di meteorismo, che vuol dire gas nell'intestino, aria, meteorismo. Perché evidentemente sbagliano qualcosa. Nonostante siano vegani, quindi sono già sulla strada corretta, come dice Campbell, però o mangiano troppi dolci, oppure posizionano male i cibi crudi. Quindi se voi mangiate la frutta dopo i pasti, o la verdura cruda, comunque durante i pasti, e avete una tendenza, perché non è da tutti, non è di tutti, avete una tendenza alla colite, alla fermentazione intestinale, al meteorismo, vi acidificate. Quindi rischiate lo stesso di ammalarvi. O appunto, sì, l'eccesso di dolci, l'ho già detto. Ma anche i medicinali, additivi, chimici, inquinamento, tutto ciò che è innaturale acidifica. Ma purtroppo anche lo stress, gli stati emotivi troppo prolungati, le stancate o l'insufficiente riposo,
che un buon sonno alcalinizza. Tutto ciò che è piacevole, come un buon massaggio, una musica rilassante, alcalinizza, toglie acidità al corpo. Anche la scarsa ossigenazione, perché vi muovete troppo poco, oppure addirittura per persone anziane soprattutto, aterosclerosi, spasmi che riducono l'ossigenazione nei tessuti o sostanze tossiche. Anche la scarsa idratazione. Infatti, Enrico, c'è un po' d'acqua per caso? Ci sono dei litri di acqua. Eccola qua, grazie. Mi sembrava che ti mancasse qualcosa. E in più una predisposizione all'acidosi, un po' genetica, non siamo tutti uguali. Comunque, in Italia e soprattutto tra i vegetariani in genere, evidentemente non è l'eccesso di proteine animali, ma anche tra gli onnivori, no? A causare l'acidosi, quanto un eccesso di carboidrati. Noi siamo il paese della pasta, della pizza, del pane, siamo i migliori del mondo a fare questi alimenti, no? A produrli. E quindi ne mangiamo troppi, soprattutto se sono raffinati. Non parliamo di dolci, caffè, alcol, bibite, zuccherate, eccetera, eccetera. E segnatevi questa diapositiva. Non so se tutti conoscono il diossido di cloro, detto anche biossido di cloro. Questo è veramente un attentato alla nostra salute. È veramente scandaloso che si adoperi ancora questa sostanza per sbiancare la farina. Mi auguro che voi non mangiate farina bianca, né i vostri bambini, quindi d'accordo. Però scommetto che i vostri genitori continuano a mangiare farina bianca, no? E quanti dei vostri conoscenti mangiano ancora farina bianca? Ecco, spesso, un po' meno di una volta, ma ancora, si usa questo sbiancante, che combinandosi con le proteine del cereale oppure anche con le proteine interne all'organismo produce allossano. L'allossano è una sostanza che addirittura viene usata per produrre il diabete nelle capie, negli animali da esperimento. Quindi è una sostanza diabetogena sicura. E quindi la medicina, la scienza sa che è diabetogena, perché la usa per fare gli esperimenti, eppure la permette, viene permessa nel, perlomeno non è un'aggiunta, ma è indirettamente si produce per colpa del diossido di cloro. Quindi attenzione, veramente attenzione a tutto ciò che è troppo bianco, sapete, no? Tre bianchi sono la farina bianca, lo zucchero bianco, il sale bianco e altro che è troppo bianco e sbiancato, sicuramente fa male. Quindi dobbiamo usare sia alimenti non inquinanti ma anche non raffinati. Qui è inutile che vi parli di cosa succede con la raffinazione, Però ecco, spariscono tutti gli oligoelementi, gli enzimi, la cellulosa, il fosforo, il magnesio, vitamina B1, B2 e B. La vitamina E, sparisce il 50% delle proteine, sezione vegani che hanno bisogno di proteine, no? Togliendo raffinando il cereale va via metà delle proteine. Grassi vegetali polinsaturi, quelli giusti, si riducono di 7 volte, non della metà, o di 7 volte, quindi 100 diviso 7. Il calcio di 8 volte, il ferro di 3 volte, la B6 di 5, la B12, la BP, tutto. Proteine animali, ovviamente, non producono solo acidosi ma anche tossicità, qui penso
penso che lo sappiate, e conoscete anche tutti i farmaci che vengono usati negli allevamenti intensivi, ma non so se avete mai sentito parlare di ossitetraciclina. È l'antibiotico più utilizzato negli allevamenti intensivi, perché è più economico ed è legale, si può. Certo, dopo averlo usato bisognerebbe aspettare una settimana o anche più, prima della macellazione. Non avviene sempre, ovvio, difficile fare i controlli continuativi. L'ossitetraciclina è responsabile della maggior parte delle malattie degli animali domestici, ma anche dei bambini, perché l'ossitetraciclina viene testata sull'uomo, sulla persona adulta, che pesa 50, 60, 70 kg, non su un esserino, un cagnolino, un gatto, un bambino piccolo, che pesa 10 volte di meno di un adulto. Quindi crea un sacco di danni. Se voi avete un animale domestico con qualsiasi problema fisico, prima di tutto provate a togliere tutti i mangimi derivanti da allevamento intensivo, dove ci potrebbe essere l'ossitetraciclina. Il miglioramento spesso è drammatico, cioè in pochi giorni guarisce. Questo c'è un gruppo di veterinari che lo ha testato, provato. E sono quelli, faccio un po' di pubblicità ma se la merita, che poi hanno aperto un'azienda che è Forza 10 o Sani Pet. Sani Pet con la Y. Queste aziende garantiscono che non c'è l'ossitetraciclina, quindi mangimi non di allevamento intensivo, magari derivati dal pesce, è già sufficiente, no? Oppure anche vegani e vegetariani. Certo, sapete che i felini carnivori di natura, quindi insomma è già più rischioso togliere completamente le proteine animali, no? Estrogeni, cortisone, antitiroidei, tranquillanti, farmaci anemizzanti, solfiti e metabisolfiti. Questo si trova ovunque. Sapete anche che l'80% dell'inquinamento alimentare deriva dalle proteine animali, in particolare diossine, PCB, policlorobifenili, che entrano nell'acqua, corpo degli animali, vanno nel grasso degli animali, eccetera. Anche questo è poco conosciuto, però lasciata questa diapositiva l'ho selezionata perché la frutta, attenzione alla frutta. Infatti ci sono alcuni libri come libri di Young oppure di Rocco Parmisano che parlano di equilibrio acido basico che limitano la frutta. Dice, ma perché la frutta fa così bene, no? Allora, la frutta produce degli acidi che vengono eliminati col respiro, alcalinizzando così l'organismo. Ma se si mangia molta frutta e la respirazione è scarsa, come nella vita di un sedentario, come la maggior parte della società accade, c'è acidosi. Quindi attenzione, in questi casi è meglio la verdura, se fate vita sedentaria. Se non vi acidificate, rischiate di acidificare lo stesso. Questo, vabbè, lo sapete che nel 2050 il pianeta non potrà più sostenere il nostro regime alimentare a base di proteine animali. Insomma, le prove di questo. E ora cambiamo argomento e torniamo a Ippocrate. Lui dice, se qualcuno desidera recuperare la salute, bisogna innanzitutto chiedergli se è pronto a eliminare le cause,
della sua malattia. Solo allora è possibile aiutarlo. Quindi, io propongo ai miei pazienti, prima di tutto, di eliminare le proteine animali, di eliminare le farine bianche, eccetera. E gli dico sempre, facciamo un mese di prova, vediamo come va. Sto parlando di onnivori, naturalmente. Questi, per farmi, per compiacenza e perché il medico omeopata è autorevole, poi pagano anche, quindi lo fanno, no? Ma non resistono, non riescono a stare più di un mese, due mesi, con questa nuova alimentazione, vegetariana o vegana, per vari motivi, magari lavorano fuori casa tutto il giorno, tutta la settimana, sono circondati da onnivori, per vari motivi non riescono. Allora rientriamo in questa categoria, non è più possibile aiutarli, perché io capisco, intuisco che la causa di una loro malattia o delle loro malattie, del loro squilibrio è proprio l'alimentazione, però loro non riescono, non hanno la forza di volontà per fare il cambiamento, per produrre il cambiamento. A quel punto si inserisce l'omeopatia. Il rimedio omeopatico può dare la forza di volontà, può dare una maggiore lucidità mentale. Si parla proprio di maggior consapevolezza, maggiore capacità di scegliere bene. Quindi il rimedio omeopatico, che avrete sentito, non è uguale per tutti. Non c'è un rimedio per ogni malattia, ma c'è un rimedio per ogni malato. Il rimedio omeopatico è altamente personalizzato, individualizzato. Quindi riesce a dare il migliore equilibrio possibile per quella persona. Un equilibrio non solo organico, fisico, ma psicosomatico. E non solo, arriva, mi azzardo a dire, arriva ai corpi sottili, al corpo eterico, al corpo astrale, arriva proprio in profondità nella persona, tanto da aumentare la consapevolezza della propria salute, della propria condizione di vita, del proprio stile di vita. E quindi ti dà la forza per cambiare. Certo, quando riesco a trovare il rimedio più adatto a loro. Il rimedio non può essere che unico, perché ogni individuo è unico nel suo genere, si sa, siamo tutti diversi l'uno dall'altro. E anche il nostro personale squilibrio è unico. Non soffriamo tutti nella stessa maniera. Un mal di testa o una gastrite non produce la stessa sofferenza in ciascuno di noi, ma avremo sempre una particolare capacità, possibilità di soffrire in base al nostro vissuto. Quindi siamo persone uniche con uno squilibrio molto particolare e quindi avremo bisogno di un rimedio unico, anche perché quanto tempo abbiamo, amico? Ok. Anche perché allora quasi quasi vi farei vedere qualche altra diapositiva sull'omeopatia, ma vi attacco. L'avevo preparata, eh?
L'omeopatia, ho scritto, si rivolge all'uomo inteso come unità psicofisica, lo considera nella individualità delle sue manifestazioni fisiologiche e patologiche. Unico ogni individuo, unico il suo squilibrio e unico sarà il rimedio. Questo l'ho già detto. Vabbè, anche questo. Ecco, vi lascio questa. E però ci aggiungo, voi sapete come viene fabbricato un rimedio omeopatico? Sapete, vero, che già oltre la 12D, o anche mettiamo C, quindi da 12CH o DH, non esiste più alcuna molecola della sostanza di base. Quindi ha ragione, esatto, ha ragione il vecchio Garattini che dice acqua fresca. Sì. Sì, esatto. Masaru è morto. Masaru è morto. Esatto, bravo. Non siamo più nel campo della biologia molecolare, non siamo più nel campo della biochimica con le molecole, con le sostanze, perché non c'è più sostanza in quello che diamo con l'omeopatia. Ma attenzione, fabbricare il rimedio omeopatico non vuol dire solo diluirlo, vuol dire anche dinamizzarlo, cioè dargli praticamente una dynamis, un'energia particolare, attraverso le succussioni. Le succussioni sono proprio degli sbattimenti. Si prende il flacone e lo si sbatte 100 volte ad ogni passaggio di diluizione. Quindi prendete una goccia di una sostanza qualsiasi, mettiamo che sia la Nux Vomica, no? Famosa Nux Vomica, che è uno strychnos, che vuol dire sono piante da cui deriva anche la stricnina, per esempio. Loganiace, famiglia del loganiace. Quindi prendete una goccia di questa pianta, la diluite in 100 gocce di acqua e sbattete 100 volte. Avete da 1CH. C'è ancora sostanza lì dentro. Però prendete una goccia di questa soluzione ottenuta, la mettete in altre 100 gocce di acqua e sbattete altre 100 volte. Avete da 2CH. Andate avanti così fino alla 12CH e lì non c'è più alcuna molecola, cioè si va oltre il famoso numero di Avogadro, chiamato, oltre il quale non c'è più niente. Però l'avete dinamizzato migliaia di volte. Quindi avviene questo, attenzione, è come se la Nux Vomica, sentendosi annullare in questa progressiva diluizione infinitesimale, volesse lasciare un segno di sé, una specie di testamento spirituale, energetico, non spirituale, energetico, all'acqua. L'acqua mantiene memoria, ricordate l'esperimento di Benveniste sulla memoria dell'acqua, mantiene memoria di tutte le sostanze con cui viene a contatto, soprattutto se c'è questa succussione, se c'è questa dinamizzazione, perché la fisica quantistica, la fisica moderna, lo ha provato, l'acqua nelle sue configurazioni elettroniche, quindi questi atomi di idrogeno che girano vorticosamente, elettronicamente, intorno all'atomo di ossigeno, gli elettroni non girano a caso, girano secondo delle configurazioni particolari, come scrivendo qualcosa, come un grande archivio. Avete mai sentito parlare dell'archivio akashico? Ecco, quello, vabbè, è un po' sull'esoterico, però l'acqua potrebbe assomigliarvi, mantiene memoria di sé di tutto ciò con cui viene a contatto. Quindi
L'omeopatia non è più sostanza, ma è un'informazione elettromagnetica, elettromagnetismo che ancora non conosciamo bene, l'infinitamente piccolo. Però l'infinitamente piccolo può avere delle potenze infinitamente grandi. Vi ricordo la bomba atomica. Andate a spaccare un atomo con delle potenze forti, scatenate un'energia immane, distruttiva. Con dei metodi più dolci, come la diluizione estrema, voi state operando comunque sugli atomi, separandoli fra loro, annullandoli, e quindi comunque state producendo una grande energia, un'energia che viene scritta, che viene trasferita all'acqua. Quindi l'omeopatia non è altro che una terapia informazionale, è una vibrazione, un suono, una luce. Suono e luce sono vibrazioni, una frequenza d'onda, chiamatela come volete, una frequenza d'onda che deve trovare una corrispondenza nell'individuo. Quindi il principio di similitudine famoso, l'analogia, la somiglianza, è proprio questa, è qui, tra il rimedio omeopatico e la sua lunghezza d'onda, e l'individuo con la sua lunghezza d'onda. Quando avviene questa similitudine, avviene il riequilibrio, il trasferimento di questa energia riequilibrante sulla persona. Quindi il rimedio, la lunghezza d'onda più simile a quella persona, il rimedio omeopatico più simile a quella persona, è quello di cui lui ha bisogno, che può fare il miracolo, può farlo guarire da qualsiasi malattia, cancro compreso, se non è troppo avanzato. Quindi non esiste limite all'omeopatia, la potenza riequilibrante e guaritrice dell'omeopatia, se non nel trovare il rimedio adatto a quella persona. Probabilmente avrete molte domande, vi ho sovraccaricato di nozioni, di informazioni, ma spero di avervi messo qualche pulce nell'orecchio. Grazie dell'attenzione.